Ok, dopo aver sdoganato la posizione della camera e il JVR Editor Emulator, adesso vediamo come interagire in qualche modo guardando l'oggetto, avere un puntatore, qualcosa che ci permetta di vedere che cosa stiamo facendo. Per fare ciò bisogna aggiungere un tot di oggetti. Quindi cominciamo con forse il più... Allora, apriamo ancora la camera. Siamo qua. Quindi, cominciamo con il reticle. Il reticle sarebbe il pallino ed è un prefabbricato JVR Reticle Pointer che dobbiamo mettere sotto la camera. Poi nella camera dobbiamo mettere uno script che permette di fare ray cast physics. Ecco qua, JVR Pointer Physics Ray Caster. Ok? Questo qui vedete che è un programma C# che va infilato dentro la camera. Quindi così la camera in questo momento è in grado di avere reticle e di vedere le collisioni. Vediamo un po' se succede qualcosa. Facendo il play, vedete che abbiamo, facciamo alt, abbiamo questo puntatore bianco, che vedete che è reticle, e abbiamo il fatto che la camera in questo momento sta facendo la proiezione del raggio, ma nessuno ci risponde. Quindi, per vedere la risposta, occorre ancora inserire un po' di cose. Quindi dobbiamo inserire a questo punto il Event System, che è un prefabbricato, JVR Event System, e poi dobbiamo mettere un Event Trigger sul cubo. Quindi dobbiamo andare sul cubo e fare Event Trigger. Event trigger e abbiamo questo script e questo script va messo sul cubo. Ok, questo alla fine non è molto facile da ricordarselo, però non è neanche poi impossibile. Quindi se vedete che adesso, se faccio alt, il pallino sta reagendo col cubo perché è diventato grande e se esco dal cubo vedete che torna piccolo. Quindi in pratica abbiamo un briciolo di interazione col cubo. Quindi abbiamo iniziato l'interazione possibile che possiamo fare con Android. Prima di finire, riepilogo per chi non è stato abbastanza attento. Quindi occorre inserire nella camera, abbiamo messo un prefabbricato, che è questo, il Reticle Pointer. Abbiamo aggiunto un altro prefab, che è questo, che si chiama JVR Event System. E poi abbiamo aggiunto un paio di script nella camera. Abbiamo aggiunto uno script che si chiama JVR Pointer Physics Raycaster e nel cubo abbiamo messo un altro script che si chiama Event Trigger Script. Ok? Quindi siamo già arrivati a quota 3 prefabbricati, quindi il pointer, l'editor simulator abbiamo già visto, Event System nuovo e due script. Ripetiamolo, il pointer physics recaster e il event trigger. Nel prossimo script vediamo di utilizzarli meglio anche questi.